Le sei lavagne di Palazzo Ducale del celebre artista del primo Seicento Domenico Fetti, chiamato a Mantova nel 1614 dal duca Ferdinando Gonzaga, verranno presto restaurate. L'intervento è reso possibile da Opera Tua, un progetto per la valorizzazione dei beni culturali italiani di Coppa Alleanza 3.0, in collaborazione con Fondaco Italia, l'Associazione Beni Italiani Patrimonio UNESCO e con il patrocinio del Touring Club Italiano. Si tratta di opere molto molto interessanti per tutta una serie di motivi. Primo, per il pittore Domenico Fetti, che è, dobbiamo considerare, uno dei più grandi pittori di inizio Seicento, con questa pittura morbida, fluida, con queste figure straordinarie. È un pittore che viene da Roma, a Firenze, si ferma a Mantova e poi conclude la sua attività quando muore a Venezia, siamo nel 1623. Ecco, veramente un'esperienza artistica totale, di altissima qualità, che ha fatto veramente Mantova più ricca e più bella. In corso le prime indagini riflettografiche sulle sei lavagne, una diagnostica per immagini non invasiva e che non andrà assolutamente a ledere le opere. Ricordiamo che l'ultimo restauro complessivo documentato risale al 1954. La diagnostica per immagine ci permette di lavorare sui dipinti, studiarli senza toccare l'opera. Questo significa che possiamo ripetere le analisi teoricamente all'infinito, ma soprattutto di avere delle risposte dalla riflettografia all'infrarosso. L'infrarosso è una banda dello spettro elettromagnetico della luce non visibile ai nostri occhi, quindi noi andiamo a cercare ciò che è sotto la pellicola pittorica, invisibile, ma visibile per noi grazie agli strumenti. Si tratta delle uniche opere su lavagna conosciute nel Mantovano, una rarità, tant'è vero che l'ipotesi è quella che lo stesso Fetti le avesse portate con sé da Roma. Il restauro, terminate le analisi riflettografiche, durerà pochi mesi. Il restauro prevederà una pulitura soprattutto superficiale con la rimozione dei ritocchi e quindi una successiva fase di reintegrazione pittorica con una tecnica, la selezione, che permette di individuare comunque dove sono le parti aggiunte. Prima della fase di ritocco verrà fatto un consolidamento della pellicola pittorica e se necessario quindi anche delle azioni puntuali per riconsolidare la pellicola e farla riaderire al supporto in ardesia. Quindi principalmente sarà un restauro conservativo per eliminare appunto i ritocchi, quelli che disturbano, o per integrare le parti che già sono mancanti.